Oggi per il video del giovedì ho pensato di fare una piccola sequenza di base dedicata a chi comincia a fare, vuole cominciare a fare yoga, vuole provare a fare yoga e non ha tanto tempo e lo vuole fare a casa, per cui è una piccola sequenza che dura più o meno un quarto d'ora, che si apre con un saluto al sole classico, fatto però lentamente, dove ci soffermiamo su qualche dettaglio, proprio perché iniziando è utile cominciare a lavorare piano piano. E poi lavoriamo un pochino cominciamo a lavorare un pochino sull'apertura delle anche e sull'allungamento della parte bassa della schiena e della parte posteriore delle cosce, che sono sempre una parte che è sempre una parte contratta, soprattutto per chi lavora tante ore seduta davanti al computer, magari alla scrivania. L'idea è quella poi di lavorare in progressione nel tempo e quindi da questa piccola mini sequenza poi andare avanti e progredendo cominciare a lavorare una sequenza magari un po' più complessa per poi poter usufruire anche magari dei tutorial che fanno parte del canale. Per cui buona pratica, ci vediamo giovedì prossimo, ciao! Rimaniamo semplicemente in ascolto del nostro respiro, senza intervenire, senza cambiarlo. Teniamo le ginocchia leggermente piegate, non spingiamo indietro in modo da riuscire a radicare bene i piedi a terra, senza irrigidire il resto del corpo. Rilassiamo le spalle, rimanendo però consapevoli del contatto delle piante dei piedi con il pavimento. Facciamo un bel respiro profondo piano apriamo gli occhi. Inspirando, cominciamo a sollevare le braccia, guardiamo in alto. Ci allunghiamo, espirando, apriamo le braccia, scendiamo con la schiena piatta, portiamo le mani a terra oppure lungo le gambe e portiamo il viso verso le ginocchia senza forzare. Facciamo qualche respiro in questa posizione, Uttanasana. In questo momento sentiremo le gambe rigide, abbiamo appena cominciato, diamo tempo al nostro spazio, al nostro tempo. Diamo tempo al nostro corpo. Abbiamo appena cominciato, potremmo sentire il corpo rigido. Diamogli il tempo di allungarsi, di lasciare andare i muscoli. E poi, inspirando, portiamo il piede destro indietro, lo appoggiamo a terra, appoggiamo il ginocchio a terra. Piano piano abbassiamo il bacino e raddrizziamo il busto. Possiamo scendere bene tenendo il tallone appoggiato a terra oppure se sentiamo troppa tensione torniamo indietro leggermente cercando di tenere sempre il busto dritto. Respiriamo tranquillamente. Cerchiamo di rimanere consapevoli del nostro respiro. E ad ogni espirazione cerchiamo di lasciare andare i muscoli. Appoggiamo le mani a terra, puntiamo il piede destro, spingiamo indietro, portiamo indietro il piede sinistro,
e ci allunghiamo nel cavo a testa in giù. Teniamo le ginocchia piegate. Inspirando, premiamo forte con i palmi delle mani a terra, spingendo i glutei verso l'alto. In questo momento ci interessa solo l'allungamento della parte alta del corpo, del busto. Mentre premiamo, sentiamo i muscoli delle braccia, della schiena, che si allungano e si attivano mentre spingiamo i glutei verso l'alto. Pieghiamo le ginocchia, le appoggiamo a terra e scivolano avanti. Appoggiamo il busto, stendiamo i piedi. Attiviamo bene le cosce, stringiamo i glutei e inspirando cominciamo a spingere con le braccia, ruotiamo indietro le spalle in modo che rimangano basse e teniamo le mani appoggiate a terra con i glutei piegati. Se questa posizione dovesse essere troppo dolorosa, ci appoggiamo sugli avambracci nella posizione della sfinge. Altrimenti, Bhujangasana, nella posizione del corno, del cobra. Ritorniamo giù. Appoggiamo ancora le punte dei piedi, spingiamo indietro. Andiamo ancora nel cane a testa in giù. Teniamo le ginocchia piegate, inspirando, premiamo i palmi a terra, i glutei verso il soffitto. Questa volta, espirando, proviamo a stendere le gambe. Il nostro corpo si allunga. Il respiro è sempre lento, profondo e rilassato. Pieghiamo il ginocchio destro, portiamo il piede avanti, appoggiamo il ginocchio sinistro a terra e ancora ripetiamo Ashva Samchalasana, la posizione del cavaliere, dall'altra parte. Appoggiamo le mani a terra. Questa volta richiamiamo il piede sinistro vicino al destro e ancora Uttanasana. Proviamo a portare la testa verso le ginocchia e sentiamo se riusciamo ad allungarci un pochino di più rispetto a prima. E poi pieghiamo leggermente le ginocchia, inspirando saliamo. Solleviamo le braccia e ci allunghiamo verso il cielo. Ed espirando, pieghiamo i gomiti e rilassiamo. Facciamo un paio di respiri profondi in questa posizione. E poi da qui apriamo leggermente le gambe in modo che i piedi siano in linea con le anche e piano piano cominciamo a piegare le ginocchia. E scendiamo nella posizione della ghirlanda, Malasana. Spingiamo con i gomiti all'interno delle ginocchia, cercando di stendere verso l'alto la schiena. E piano piano dondoliamo. Se per caso i talloni si staccano da terra, mettiamo uno spessore, come per esempio... se avete un tappetino da yoga arrotolato, un mattoncino, un libro, un cuscino, a seconda di quanto i talloni si sollevino da terra. E poi rilassiamo, appoggiamo le mani dietro la schiena, ci sediamo, stendiamo le gambe davanti a noi, inspirando ci allunghiamo. E tenendo le gambe distese, cerchiamo di portare l'addome verso le cosce, espirando, apriamo i gomiti e scendiamo. Tenendo i gomiti aperti, la schiena si appiattisce. Non importa se arriviamo o meno con la testa e le gambe, quello che ci interessa è tenere la schiena piatta e l'addome cerca le cosce.
Facciamo qualche respiro. Portiamo pazienza a questo primo Paschim Uttanasana sarà un po' poco soddisfacente. Inspirando ritorniamo su ed espirando rilassiamo le braccia. Pieghiamo il ginocchio destro, portiamo la pianta del piede destro all'interno della coscia sinistra, tenendo la gamba sinistra distesa. Portiamo indietro le mani e piano piano ci spingiamo leggermente avanti per far ruotare la tibia destra verso il pavimento. Inspirando ci allunghiamo, espirando portiamo la mano destra all'esterno del piede sinistro. Anche qui cerchiamo di tenere la schiena piatta, ci allunghiamo. Poi stendiamo anche l'altra mano, portiamo la mano sinistra all'esterno del piede, la mano destra all'interno del piede e ci allunghiamo. Inspirando, ritorniamo su, rilassiamo le braccia, stendiamo la gamba destra, pieghiamo la gamba sinistra, portiamo la pianta del piede sinistro all'interno della coscia destra, spingiamo leggermente avanti per ruotare la tibia. Inspirando, ci allunghiamo, espirando la mano sinistra va all'esterno del piede destro e ancora scendiamo, allunghiamo. Poi portiamo la mano destra all'esterno del piede, la mano sinistra all'interno. Inspirando saliamo, espirando rilassiamo le braccia. Stendiamo tutte e due le gambe, sistemiamo bene i glutei a terra. Inspirando ci allunghiamo ed espirando ancora Paschim Uttanasana. Laddove cerca le cosce, ci allunghiamo avanti. Cerchiamo di tenere i gomiti aperti per appiattire il più possibile la schiena. Inspirando, ritorniamo su, espirando, rilassiamo. Pieghiamo le ginocchia, appoggiamo i piedi a terra in modo che i piedi siano più larghi rispetto agli anche. Inspiriamo ed espirando, abbassiamo tutte e due le ginocchia verso destra. Spingiamo avanti con l'anca sinistra, spingendo la spalla destra indietro. Per cercare di aprire il corpo, le anche. Poi stacchiamo la mano sinistra da terra, ci giriamo, appoggiamo la mano sinistra a terra, il braccio destro, la mano destra dall'altra parte, piano piano cominciamo a scendere. Cerchiamo di tenere la schiena piatta, ci portiamo prima sugli avambracci e poi piano piano scendiamo, appoggiamo il torace, la guancia sinistra e rilassiamo. In questa posizione profonda possiamo provare a sentire il nostro respiro, il centro del corpo che si muove a causa delle inspirazioni e delle espirazioni.
i muscoli delle anche che piano piano si allungano, si lasciano andare. Appoggiamo le mani a terra, ritorniamo al centro, abbassiamo le ginocchia dall'altra parte, spingiamo l'anca destra avanti, la spalla destra indietro, creiamo spazio per preparare la torsione. E poi mano destra a terra, la mano sinistra si apre e scendiamo piano piano dall'altra parte. Facciamo ancora qualche respiro profondo. In questa posizione in realtà possiamo rimanere quanto vogliamo. Appoggiamo Ci sdraiamo, portiamo le ginocchia al petto, appoggiamo le mani ai ginocchi, piano piano dondoliamo verso destra, verso sinistra, massaggiando piano piano la schiena. Ci fermiamo al centro, appoggiamo i piedi a terra, lasciando scivolare le gambe avanti, stendiamo, portiamo le braccia a terra con le palme rivolte verso il soffitto, entriamo in Shavasana, facciamo un bel respiro profondo, espirando lasciamo andare completamente i muscoli.